Angrua seit Bolkenta auf die Zimbar Erde. Dar Museo vo Luzern, dar Dokumentationszentrum, hat offeritont az 18. Vonabrell pi drei neue Auslegung. Und es war dar offestien alle Tage fin az 6. von bint Monat, wo die 10 fin mit 8 Tage und ein halbes und wo die 2 fin die 6 in Tages. Wo in erster Tage wo neun Auslegung sei begonnen zu reden mit dem Direktor. Oggi lunedì 18 aprile, lunedì di Pasquetta, abbiamo riaperto il museo con tre nuove mostre. La prima mostra dedicata alla lince e al gatto selvatico, si chiama Felini delle Alpi. Una seconda mostra dedicata ai lavori di un tempo, di Arbatn. E poi una terza mostra gioco interattiva in cui invitiamo i nostri visitatori a scoprire qual era la funzione di tanti oggetti del passato. Dal 24 giugno si aprirà anche una nuova mostra presso la Pinacoteca e sarà una mostra dedicata alle meteoriti, quindi allo spazio. Anche questa è una mostra estremamente interessante che rimarrà aperta tutta l'estate. Benvenuti alla mostra Felini delle Alpi, la nuova mostra 2022 del Centro Documentazione Luserna. Una delle più interessanti e ricche esposizioni che sono state realizzate in questi ultimi anni al Centro Documentazione. Una grande mostra con un percorso raddoppiato e un diorama completamente nuovo ed immersivo, attraverso il quale vogliamo accompagnare il visitatore nel mondo della lince, questo straordinario felino delle Alpi, per poi passare a un'altra sezione della mostra in cui parliamo del gatto selvatico, altro felino che sta ripopolando le nostre montagne e che merita appunto una particolare riflessione e una conoscenza da parte anche dell'opinione pubblica. Questi sono dei meravigliosi esemplari di gatto selvatico che arrivano da diverse collezioni. Colgo l'occasione per ringraziare i tanti musei che hanno collaborato con noi. Grazie alla loro disponibilità e collaborazione abbiamo potuto avere questi meravigliosi esemplari a disposizione e documentare anche la vita di gatto selvatico. A proposito, nel mese di luglio, il 30 luglio, terremo a Luserna un grande convegno internazionale con esperti dell'area alpina in cui racconteremo proprio le caratteristiche di questo animale, lo stato dell'arte, e il 3 settembre invece faremo un convegno sempre qui a Luserna dedicato alla lince. Benvenuti a Ethnogame, gioco legato all'etnografia in cui vogliamo far divertire i nostri visitatori facendo conoscere alcuni oggetti tipici della tradizione della civiltà contadina. Come vedete qui ne abbiamo un esempio. C'è la possibilità di scegliere fra tre risposte, due sono false e una è vera, e alzando i rispettivi pannellini noi possiamo scoprire o cercare di scoprire qual è la risposta esatta. Abbiamo una ventina di oggetti che sono distribuiti all'interno di questa sala e quindi è un modo assolutamente divertente per avvicinare il nostro pubblico alla cultura di un tempo, alla civiltà contadina, all'etnografia, agli strumenti che per certe generazioni sono comuni, sono noti, ma naturalmente per le generazioni più giovani sono degli oggetti assolutamente sconosciuti. Di Arbatn è una mostra, la terza mostra che abbiamo aperto il 18 aprile, in cui si raccontano i mestieri di un tempo e la raccontiamo attraverso gli scatti più belli dei più grandi fotografi trentini del Novecento, da Mario Albertini a Flavio Faganello, dai fratelli Perdotti a Sergio Perdomi, a Rodolfo Renzi e altri, in cui vengono illustrati i principali mestieri del territorio trentino e in particolare della montagna in bianco e nero, e di tanto in tanto troviamo delle frasi in cui celebriamo il tema del lavoro. Quindi è un modo per raccontare la civiltà contadina ma anche parlare appunto di lavoro. Lo facciamo anche attraverso un filmato di Michele Trentini che racconta come sia difficile oggi
lavorare in montagna, in particolare fare agricoltura. Il filmato si chiama Contadini di montagna. Era la tua esa che non ti arrivano, la veniva per dire un po' di valle, linee o vendiva, ma non basta, no? Bisogna seguirle tutto l'anno, la campagna. Herta azach zane vunabrel, a par giunge voluser pita hilfe vodar proloco vos lonta, hom hergerichtet in lonte an Schumannspiel Sebach. Net lai di luser nar la boda soin in lonta sconst giar, ma ploase von selnem boda lem in di stato dar in talo, so in zuargonti in tages vo Pasquetta, in Platz a Luzern, stiana alle pit nondach pit n Spiel hergerichtet von Jungen, pit ach Hilfe vo dar Wurslont, vo da hat gemacht di Maren und gekauft di Preis. Di Squadre honge mocht loavan ummach pa ganzes Land so süha di gewerbat nöa la vonoastan, nieder no pit nam Bilget, wo sa honge mocht lesan zu dar Rata, wo sa hetaten gemocht süahan, das sel dar no, se de gual singante an canzu pit nondar, oder mahante onre klumane prüf. An ganzan schümmern un lustigen Tage, wo das ganz lohnt, wo da hat gedenkt die Zeiten, wo da so ein Geist akuter Kinder zu sehen, wo da honge kleppert, gelacht und gehocket, und macht bei allen im Bein, wo da so ein Geist ganz wo sehen. No, di Maren vorra alle un, bitten Groasan, alle Zierga in die gesotat Nojar, as bedise già. Auguri allen Kindern, wo da Hohebene, wo da Morn, wir uns Buonsec von April, warten wollen die Berichte in die Kirche, wo Kapelas lavrou die Zene morgas. Da soin wüchzene, drei Luzerner la O, die Sophie, die Martina und der Patrick. Die Kinder am Weze, wo vollgreit, warten sie wollen a Zachte von Maggio. Un vor disabor vor zimbar erde salsa angruas.